Rieccoci qui. Allora, nel video precedente avevamo visto come fare il ciclo di acquisizione della nostra stringa, dal quale usciamo nel primo caso se abbiamo finito gli indici del nostro vettore in cui andare a scrivere, nel secondo caso se abbiamo premuto invio. Quindi una volta usciti si va al fin ciclo, dove c'è una NOP, e dopodiché dobbiamo visualizzare la frase che abbiamo preso in input. Per fare questo, intanto visualizziamo la nostra risposta, che è la frase che ha inserito è. Quindi, anzi, volendo possiamo anche andare a capo prima, sì. Quindi facciamo una move h09h, move di x offset a capo, int 21h. Con questa istruzione noi visualizziamo la stringa che ci permette di andare a capo. Dopodiché copiamo queste tre istruzioni, le incolliamo qui sotto e sostituiamo a capo con RIS1. E in questo modo visualizziamo la nostra risposta, che è la frase che ha inserito è. Ok, a questo punto non ci rimane che fare un altro ciclo, e con questo ciclo andremo a visualizzare ogni volta un diverso carattere del nostro vettore frase. Per fare questo ciclo dobbiamo riazzerare SI. Move SI0, dopodiché qui facciamo una seconda etichetta ciclo, la chiamiamo ciclo 2, e facciamo una move H02H. In DL ci mettiamo il carattere corrispondente diciamo alla cella del nostro vettore, e quindi apriamo le nostre parentesi quadre e scriviamo frase più SI. Infine, int 21h. Con queste tre istruzioni noi praticamente visualizziamo volta per volta il carattere che c'è in ogni indice di frase, in ogni cella di frase. Dopo che l'abbiamo visualizzato, incrementiamo SI e vediamo se SI è maggiore di 10, di 9, scusatemi, dove saltiamo? Saltiamo, ah, anzi, scusatemi, facciamo così. Facciamo una compare tra SI e 10 è meglio. E se è minore, se SI è minore, quindi finché massimo non arriva a 9, torniamo indietro a ciclo 2. Se invece è maggiore, andiamo avanti. Siccome non dobbiamo fare più niente, semplicemente restituiamo il controllo della macchina al DOS con la move H4CH, int 21H e end, fine. Ora salvo il mio progetto, lo salvo nella mia ormai famosissima cartella pizza, se riesce a caricarmela. Eccomi qua. Magari lo chiamo frase.sm. Ok, lo salvo. Apro DOSBox e con il mio DOSBox intanto monto la G dove si trova la cartella pizza, mi sposto nella G. Mi sposto nella cartella pizza e vado a usare il TASM per assemblarla. Quindi TASM frase.sm slash l slash zi. Non ci sono errori, benissimo. TASM tlink frase.obj slash v. Non ci sono problemi neanche qua. E vado ad eseguire frase. Ok, inserisci una frase. Abbiamo detto che massimo può essere di 10 caratteri. Io ora inserisco magari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono 9 caratteri che ho inserito. Appena metto il decimo, automaticamente dovrebbe rivisualizzarmi la frase. Ho messo lo 0 e lui mi dice: la frase che ho inserito è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, però gli manca lo 0. Perché gli manca lo 0? Evidentemente qui abbiamo fatto un qualche errore, oppure non lo salva proprio. Fatemi fare un paio di conti. Allora, lui fa il confronto tra SI e 9. Se SI è maggiore di 9, cosa fa? Salta a fine ciclo. Ok. Se invece non lo è, andiamo un po', vediamo un po'. Qui c'è l'altra compare, 6 e 10. Penso che l'errore
sia qui. Proviamo a metterli compare SI 10. E però dovrebbe essere la stessa cosa, vediamo un po'. Salvo. Riassemblo, rilinco. Momento. Frase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Eh no, è da problemi lo stesso. Fatemi pensare un attimo, metto in pausa il video, appena trovo l'errore vi faccio sapere. Allora, rieccoci qui. Ho trovato, diciamo, un paio di errori. Il primo è nell'ARDIS1. Come vedete, qui gli manca il dollaro, che ci siamo dimenticati di mettere, quindi lo mettiamo adesso. E questo qui è un errore che ci siamo tolti adesso. Il secondo è nel primo ciclo, quello in cui andiamo a fare l'acquisizione. Praticamente questo INC SI voi ce l'avete qui, prima di, diciamo, del compare AL0DH, quindi prima del controllo che verifica se è stato premuto il tasto invio. Se noi lo mettiamo prima, quindi prima di copiarci poi il carattere, noi in realtà il primo indice del nostro vettore frase non andiamo mai a toccare, perché noi che facciamo? Facciamo finta che abbiamo il programma la prima volta. Arriva qui, compare SI 10. Siccome è minore, perché è 0 ovviamente, dato che l'abbiamo azzerato qui, ed è la prima volta che seguiamo questo ciclo, va avanti. E cosa fa? Richiede un carattere in input. Dopodiché questo carattere lo salva in AL, e che fa? Incrementa SI. Ma se incrementa SI, lui va a modificare poi, con questa istruzione qui, quello che c'è in frase, diciamo, nel secondo quadratino di frase, perché frase... il quadratino numero 0 di frase non l'ha mai toccato. Incrementando il 6 va a toccare soltanto il primo. Poi incrementa il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, ma non ci arriverà mai a usare, diciamo, il primo quadratino. Quindi questa istruzione qui va messa dopo questa MOV. In questo modo, ora se vado a salvare e ad eseguire il programma, quindi lo ricompilo, ok. Avvio frase, metto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 e lui mi visualizza anche lo 0. Vedete? Ora provo a premere invio per interrompere la frase, gli scrivo provola, premo invio e lui mi scrive provola, esattamente come l'abbiamo voluto noi. Solo che non capisco perché ci sia un invio in più qua, che non dovrebbe esserci, però vabbè, non è un problema, è una cosa che magari si va a rifinire più tardi, dato che non è essenziale. Va bene, detto questo, direi che possiamo salvare tutto e ci vediamo nel prossimo video. A presto!